lavoratori della Novelli a manifestare, ad alzare l'attenzione rispetto a questa vicenda che sta raggiungendo ormai dei livelli quasi comici. Un gruppo che occupa in Umbria circa 350 persone, un gruppo che è sull'orlo del baratro, perché abbiamo notizie e comunicazioni da parte del CDA, del Consiglio di Amministrazione, che la data del 31 è una delle possibili ultime per evitare appunto il fallimento di questo gruppo. Siamo molto preoccupati, ci sono dietro giochi che non riusciamo a capire, siamo dietro interessi evidentemente economici molto importanti, non riusciamo a capirli. Speriamo che chi ha potere in questa fase, chi ha la possibilità di mettersi al lavoro per risolvere questo problema, lo faccia al più presto possibile per evitare il licenziamento di un numero elevatissimo di persone. L'azienda, dopo 4 anni di concordato in continuità produttiva, con un debito iniziale di 80 milioni, oggi è arrivata a produrre un debito di 120 milioni di euro. I lavoratori oggi sono qui in piazza a chiedere chiarezza per il loro futuro, affinché i 4 anni di sacrifici che sono stati fatti non vadano vanificati. Ora mercoledì c'è un incontro al Ministero, no? Sì. L'ennesimo. Che cosa auspicate voi? Che il passaggio si faccia? Sì, auspichiamo che si faccia il passaggio anche con le due quote maggioritarie. E speriamo che entro il 31-12, come ci è stato detto al Mise, la trattativa vada a buon fine. Ma che cos'è che blocca questa trattativa? La cessione delle quote societarie da parte della famiglia Novelli. E perché non la vogliono vendere? Questo non saprei dirlo, bisogna chiederlo direttamente a loro. E alle istituzioni che chiedete qua sotto? Oggi? Alle istituzioni chiediamo il massimo aiuto che possono darci, sono stati sempre presenti. Centinaia di dipendenti della Novelli. So che la situazione è un po' praticamente come se si fosse fermata. Andremo mercoledì a Roma al Ministero e cercheremo di sostenere una possibile soluzione del problema. Non è semplice, ma quello che possiamo fare nelle istituzioni, siamo assolutamente vicini a tutti i lavoratori della Novelli, perché veramente non meritano.